Perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Salve terrestri e benvenuti in un altro quando. Voga 2016. Vediamo di cosa parleremo oggi per la maratona vlog di agosto. Mettendo ordine sui miei scaffali, a volte ritrovo fumetti. Fumetti vecchi di qualche anno. Roba che ho apprezzato, ma che ha avuto una vita editoriale frammentata e che in linea di massima oggi sono in pochi a ricordare. Per quanto i loro autori, molto in gamba, abbiano avuto anche carriere di tutto rispetto. Davanti a certi ricordi non si può fare a meno che scuotere la testa e dire «Peccato!». L'industria del fumetto negli ultimi anni ha fatto passi da gigante in termini commerciali. Si vendono più fumetti nelle fiere che nelle librerie specializzate, che ne soffrono le conseguenze come danni collaterali. Gli autori diventano qualcosa di simile a popolari rockstar, sono candidati a premi prestigiosi, fanno bagni di folla e si comincia a parlare di un processo di imborghesimento della non arte, di gentrificazione, di perdita di vero potenziale creativo e di assimilazione in perfetto stile Borg di Star Trek alla cultura egemonica che appiattisce tutto. La resistenza è inutile. Ci sono poi grandi disegnatori italiani che assurgono alla notorietà quando lavorano sui comics statunitensi, ma spesso hanno prodotto perle nel nostro paese, che hanno avuto solo fugaci apparizioni. È il caso della trilogia steampunk Le strabilianti avventure di Giulio Maraviglia Inventore, scritto da Alessandro Bilotta e disegnato da Carmine Di Giandomenico. Un esercizio di stile molto interessante che mi ha fatto subito adorare il tocco artistico di Giandomenico. In seguito, Bilotta e Di Giandomenico avrebbero firmato insieme il distopico La Dottrina, una sorta di rivisitazione personale di 1984 di George Orwell, e Di Giandomenico avrebbe affrontato la prova di autore totale con Udeis, per conquistare poi la popolarità internazionale alla Marvel su Daredevil e oggi alla DC con Flash. Giulio Maraviglia esordì come pubblicazione indipendente, etichetta Mondego, nei primi anni 2000 e qualche tempo dopo fu oggetto di una ristampa in volume da parte della Free Books. Da allora non se ne trova traccia, eppure lo considero uno degli esperimenti di fumetto avventuroso fantastico italiano più raffinati. Sarebbe simpatico che qualche editore lo riscoprisse e gli desse la visibilità che merita. Tra i fumetti in soffitta, in senso figurato, trovo anche Bonerest, La fine di un mondo, opera di Matteo Casali e una delle più ispirate fatiche giovanili di Giuseppe Camuncoli, che nel frattempo strada ne ha fatta e tanta. Bonerest era un fumetto bizzarro, prodotto inizialmente dall'etichetta indipendente Innocent Victim. Vinse il premio Attilio Micheluzzi nel 1998 nella categoria Migliore autoproduzione e poi fu pubblicato in volumi dalla Magic Press. Tre tomi. Bonerest si rifaceva dichiaratamente alle influenze dell'ancora giovane divisione Vertigo della DC Comics e con risultati tutt'altro che spregevoli. Lo spunto di partenza era l'inizio di un'apocalisse surreale. Bon, una creatura venuta da una dimensione parallela, forse metafisica, si dissocia da quello che sembra essere il corso prestabilito degli eventi. E sulla Terra inizia uno psichedelico parapiglia. Gli enigmi si moltiplicano, Bon non ha bocca, ma parla lo stesso e, cosa strana, nessuno sembra farci veramente caso. Per quanto molti elementi possano apparire derivativi, il carisma era innegabile, i personaggi interessanti, le implicazioni esoteriche in chiave anarchica intrigavano. Il personaggio partenopeo di padre Domenico Sarzana era appena entrato in scena e spaccava culi di brutto, e poi c'erano i disegni dell'emergente Cammo. Bonerest, La fine di un mondo, è stato pubblicato anche all'estero, in Germania, in Francia e negli Stati Uniti dalla Image. In patria, dopo i tre volumi della Magic Press,
Se ne sono perse le tracce. Nonostante la forte determinazione degli autori a proseguire la saga, affermato ufficialmente nelle interviste rilasciate a siti professionali, dal 2010 il viaggio sembra essersi fermato. Sia Matteo Casali che Giuseppe Camuncoli hanno conquistato altre rive e varato altri progetti. Camuncoli ha lavorato molto in DC e Marvel, disegnando Batman e Spider-Man. Casali ha continuato a scrivere tanto, a volte anche lui per i colossi americani, ma ha firmato anche cose di pregio in Italia, tra cui la saga di Quebrada, la città delle maschere, cui hanno collaborato diversi disegnatori e che fa parte del progetto Atomico, in seguito ribattezzato Radium per problemi di marchio registrato. Di Bonarest, però, finora è rimasta soltanto un'eco. Il punto è che il mondo del fumetto è fatto anche di questo. In un certo senso è fatto di coiti interrotti, di sogni da cui ci svegliamo di soprassalto, bestemmiando prima di sapere come va a finire. È comunque triste constatare che facendo una ricerca di immagini in rete si trovi così poco che ricordi l'esperienza di Bonarest e anche di Giulio Maraviglia. Non che siano stati spazzati via, ma a confronto di altre opere uscite nello stesso periodo si trova un riscontro davvero scarso. Un peccato, a parer mio. Possiamo solo sperare che gli entusiasmi degli autori e i loro progetti e relazioni lavorative siano soltanto in letargo e che prima o poi si rimettano in marcia. Per oggi mi fermo qui, a un altro quando.